E non è male,
Sì, mi ci sto trovando bene anche con questo. Voglio provare anche qualche altro prodotto di quella linea. Mentre per il corpo, come mi sto appellando, già sono rientrata dal 20 agosto, quindi a Roma fa ancora caldo, si suda, ho ripreso a fare tenda, quindi purtroppo ahimè la bronzatura se ne sta andando anche lei l'estate. E per evitare che rimanga sulla pelle quella pellicina che è ovviamente antiestetica, sto usando questo burro dell'Avon, della Body Care, che è alla Linda di Gardenia, si presenta così nel barattolone e idrata in profondità la pelle, si assorbe facilmente soprattutto in questo momento che la pelle è molto molto secca, soprattutto sulle gambe e sulle braccia, ma anche sulle orecchie. Purtroppo non posso farvelo sentire, se qualcuno l'ha provata fatemi sapere se anche voi la pensate come me, perché è veramente una crema buonissima, un burro per il corpo buonissimo, perché è super idratante, infatti mi va ad eliminare quell'aspetto orribile della pelle secca e stellata, e più lascia questo profumo che è fantastico, meraviglioso, veramente veramente buono. E anche questa, essendo della Body Care, la Body Care, quindi è la linea molto economica dell'Avon, costa pochissimo, ma ve la consiglio perché è veramente fantastico, è un profumo delizioso. Adesso invece passiamo al make-up. Per quanto riguarda il make-up, passiamo subito alle unghie. Sempre al mare, a un negozio di cinesi, ho trovato questa linea di smalti che sono della Liatensi, che qui a Roma non avevo mai visto, stranamente, però non avevo mai visto, ma sono rimasta, ve lo dire, io l'ho preso per caso perché comunque dovevo cambiare un prodotto, non mi restituivano i soldi e quindi ho preso una cosina per mio figlio e ho preso questo smalto per provarlo, ma è fantastico ragazzi. A parte che si asciuga in fretta, ma dura tantissimo sulle unghie, cioè io ho sempre le mani a mollo perché tra le pulizie, i capelli, le eccetera, ho sempre le mani a mollo, quindi gli smalti non li ho messo, la sera al massimo, il giorno dopo già li ho sistemato sulle punte. Ma questo è fantastico, dura tantissimi giorni, rimane super lucido, si asciuga in fretta, che per me è fondamentale, e quindi mi sono veramente rivalutata con questa linea, che pensavo fosse questa, invece poi comunque ho letto che è spagnola, quindi non è neanche matincina, quindi tutto sommato è spagnola. Io ho preso anche la base, questa è rinforzante per le unghie, perché poi col fatto che questo gel avevo bisogno un po' di rinforzarle, e questi veramente sono ottimi, mi sto trovando molto bene. Sempre negli smalti ho preso anche questo qua della New York Color, è sempre asciugatura rapida e è quello che porto oggi, e anche questo è bello perché, come potete vedere, poi se mai vi metterò la foto alla fine, è molto lucido e ci asciuga in fretta, e per mettere gli smalti è una cosa fondamentale perché non ho tempo da stare là 2 ore aspettando che si asciuga. Sempre della Liatensi ho trovato anche le matite e la porto anche sulle labbra oggi perché sta qua rossa. Sono veramente molto lunghe, quindi durano anche parecchio, ma sono molto morbide, stimolano, molto pigmentate, quindi veramente fantastiche. Poi semmai vi metterò la foto comunque anche di queste, e io per ora l'ho presa questa rossa per le labbra, poi vorrei prenderne altre che se la mia cognata, se le posso passare da lei, le vado a prendere questa qua bianca che vorrei usare anche come base per gli ombretti. Questa verde, quest'altra che è un celestino leggermente metallizzato, però vi ripeto, da là magari non vi prendo neanche, anche se mi mando che non si sono scaricate le batterie, quindi non riesco a mandare avanti. Quindi dopo vi metterò anche la foto di queste per farvi vedere meglio. Promossa, sempre preferita d'agosto per le sopracciglia, la solita matita Catrice, che
punto di uso, infatti si vede che è quasi arrivata anche questa, ma è fantastica, vedo che Castiglia colora benissimo e dura a lungo, e costa anche questa con circa 2,50 euro come tale, quindi promossa anche lei. Sto rivalutando i rossettini della Mua, è quello che porto oggi, è questo qua, il rosso numero 13, così. Non è il massimo purtroppo, però legando qui sopra la fibra dura un po' di più, però è molto pigmentato, un bellissimo rosso questo qui, e di questi ne ho circa 3, però anche un po' di prenderne qualcun altro, e a breve ragazzi mi darà il primo giveaway e voglio prendergli anche lui qualche rossettino della Mua, però un'altra. Poi preferiti la fibra in polvere, questa qua della Cine Città Makeup, che è la numero 7, quindi è leggermente colorata, e per l'estate era veramente eccezionale. Io stesso quando uscivo la sera al mare, avendo poi l'abbronzatura, mettevo un po' di questa fibra giusto per confermare il colore e togliere il lucido dalla pelle, quindi è veramente fantastica per l'estate perché è colorata, ma non è quel colore troppo finto che va a cambiare troppo il colore naturale della pelle. E comunque non va a cambiare troppo il nostro colorito e si adatta al qualsiasi tipo di pelle. L'importante è che sia leggermente abbronzata. Quindi promossa anche questa. Fondotinta, questo qua da ve ne avevo parlato in un video della Magic Box, che ho trovato dentro la Magic Box, è quello della Sephir. Ovviamente questo era una versione piccola da prova, quindi non ho mandato la meglio di box, ma anche questo è perfetto per questo periodo, perché è un colore abbastanza scuro, ma è un fondotinta di zero, e quindi non va ad appesantire troppo la pelle, si assorbe facilmente, la idrata, e quindi è perfetto per l'estate. Mi sono trovata benissimo e sicuramente l'anno prossimo lo andrò a riportare perché è veramente buono. Ecco qua, già è stato assorbito dalla pelle, fantastico. Ho comprato sempre da Lidl della Senna questo solvente per le unghie che è senza acetone e quindi ha un gradevole profumo di mandorle che non dà fastidio. Ha il piattino dotatore che basta applicarsi sopra l'ovattina e premere in modo che non ci sia uno spreco di prodotto inutile o spruzzi ovunque, e quindi è molto comodo e pratico, e anche questo costa circa 99 centesimi e è veramente molto buono, quindi lo consiglio anche questo.